Salve gente, sono Larus ed eccomi qua sull'Xbox e su Deus Ex Human Revolution, un gioco che a mio parere è uno dei più fighi usciti nel 2011. Lasciate stare lì il nome delle mie periferiche di memorizzazione e lanciamoci a capofitto in un nuovo Let's Play sull'Xbox 360. Farò, se è possibile, tutta la campagna a difficoltà che vi farò vedere dopo. Ed ecco qua, Deus Ex, nella descrizione del video metterò tutta la trama, l'incipit. Poi dopo la trama la vedrete voi durante la storia. Io all'inizio parlerò molto, molto poco perché c'è una lunga parte di video e vi farò ascoltare tutto. Ok, introduciamo le difficoltà di gioco: occasionale, normale e Deus Ex. Eccolo qua. Occasionale sarebbe facile, normale sarebbe normale, Deus Ex sarebbe in latino o in greco, non mi ricordo, Dio è. Ma nella difficoltà del gioco vorrebbe dire Dio fa. Perché già questo gioco qua è difficile di suo. Ha difficoltà Deus Ex. Porca puttana, sei difficile. Beh, quindi lo giocherò a difficoltà normale. Lanciamoci a capofitto nella storia. Questo qui è Adam Jensen, il nostro protagonista. Come potete vedere, che si fuma una sigaretta e si beve un po' di whisky. Si fuma marijuana, alcol più droga, mix letale. Ricordatelo, Adam Jensen, non sarei più un figo. Bene, bene, bene. Durerà abbastanza questo let's play, vi dirò. Durerà molto questo let's play, anzi. Perché dovete sapere che il video iniziale, io farò tutta la prima missione, che non è lunga, però il video iniziale è lungo. Eccolo qua, Deus Ex. Bob è Bay, tutto questo. Pronto? Ah, quasi. Cosa significa quasi? Ho parlato con Montreal. Un cenno e i satelliti di trasmissione sono nostri. Qualche settimana di disagi e il pubblico sarà pronto al nostro richiamo. E le cliniche? I loro fondi sono in mano nostra. Faranno ciò che vogliamo. Penso sempre che sia meglio attendere il referendum. Non possiamo, la commissione scientifica americana si riunisce questo mese. Ma l'umore dei delegati sta mutando. Sono convinto che con un po' di tempo... No. Pubblicando questa scoperta, Sarif non ci lascia altra scelta. Il mondo non cambierà d'improvviso solo perché lo dice David Sarif. Inoltre, non possiamo fare nulla fino a Biochip Ultimate. Avevo capito che c'eravamo quasi. Trovare la corretta interfaccia neurale è stato più complicato del previsto. Fortunatamente, grazie a David, ora so dove guardare. Il tizio che avete appena visto era Bob Page. E nella serata di Washington, la folla continua a riunirsi davanti al Campidoglio. Sono in molti a chiedere che il congresso ponga un limite alle iniziative di alterazione del corpo umano. Questo in seguito alle dichiarazioni dell'esperto di biotecnologia David Sarif, riguardanti una possibile scoperta rivoluzionaria che garantirebbe a chiunque l'accesso ai potenziamenti. I ricercatori della Sarif giungeranno a Washington domani per difendere le proprie dichiarazioni. Per stasera è tutto. Qui è Eliza Cassano, in diretta televisiva, da Picus. Con tutto rispetto, Maggiore, mi aspetto la presenza di due guardie della sicurezza sulla pista. No, non passeremo per il terminale, troppo scoperto. Sì. Sono contento che lei capisca. Buonanotte, idiota. Qualcosa non va? No, tutto tranquillo. Ma se continua a tirare quella collana, dottoressa Reed, finirà per romperla. Dai, Meg, hai sempre difeso le tue ricerche. Non è la stessa cosa. Prima erano solo teorie, ma ora sono scoperte e grandi. Tipo le leggi di Keplero o la stella di Rosetta. Quindi qual è il problema? Vorranno sapere come le ho ottenute. Ricordatevi questa frase. Megan, partiamo per Dicifra. Oh, Adam, ci sei anche tu, bene. Ha bisogno di qualcosa?
Sì, voglio rivedere i piani di sicurezza per Washington prima di partire. Pronta con la squadra, Megan? Quasi, stiamo ricontrollando i dati. Bene, sbrigatevi. Dobbiamo prima arrivare a Washington se vogliamo lasciare di stucco quel branco di cervelloni del governo. Lo odio quando fa così. Forza, ti accompagno per un po'. Ok, noi siamo questo, Adam Jensen. Paziente X? Quello non è nulla, Adam. Bla bla bla, qua ci sono così robe. Tutti, bla 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 bla, basta. Ok, andiamo avanti. Un altro filmato, cioè, noi che camminiamo. Attenzione, laboratorio riservato al personale autorizzato. Cosa intendevi prima, Meg? Le origini della scoperta? Niente, sono solo nervosa. Dovrei sapere qualcosa su questo posto, su Sarif. Megan! Aspetta. Continuiamo a rilevare delle fluttuazioni biochimiche nelle cellule a flusso artificiale. Ok. Ma l'incremento di neuropeptidi del gruppo PEDOT potrebbe influenzare le tue calibrazioni. Hai ragione. Meglio ricontrollare. Non posso crederci che mi hai chiesto di David. Sei qui da abbastanza per sapere... Eric, non mi starai mica evitando, vero? Non me lo sognerei nemmeno, dottoressa. Forse so perché le letture di Declan sono errate. Troppi peptidi? Credo che la rottura del tessuto gliale osservata dopo la fissione della proteina repressiva potrebbe esserne la causa. Se avessimo un citometro migliore... otterremo una lettura che confermerebbe la teoria. Devono essere sempre... Lo farò presente a David. Beh, se lo ordina dalle industrie Page, magari ci regalano un altro frappuccino 2000. Sì, un frappuccino 2000 in italiano, facciamo un caffè migliore. Tiè! Il lavoro che facciamo è positivo, aiutiamo la gente a superare i suoi limiti fisici. Sì. Salvo che lavoriamo principalmente per i militari. Non tutti sono soldati. Lavoriamo con insegnanti, medici, operai. Merda! Occhio, Eddie! Quelle scatole valgono più del tuo stipendio. Chiedo sempre su qualcosa. Nia, ti manca molto? Per Washington? Ah, dottoressa Reed. Questo è il generale O'Neill. Il dottor Shevchenko mi ha detto che sta facendo progressi col Typhoon. Sì, tutto merito di Vasily. Come le dicevo, signore... il Typhoon usa uno chassis da combattimento modificato, come quello che indosso. Ma ho migliorato il design, applicando delle microcariche adibite alla propulsione delle sfere d'acciaio. E il problema del rinculo? Risolto con l'ausilio di resistori cinetici. Ecco, guardi. Procediamo. Wow. Questo sì che era forte, dai. Tra quanto sarà pronto? Temo di dovervi lasciare, ma Vasily ha tutti i dettagli, generale. Ma certo. Hai ragione. Un insegnante pagherebbe per questo strumento. Ti sfugge il punto. I contratti militari ci tengono a galla, ma gli innesti neurali per amplificare il pensiero e la reattività possono migliorare la qualità della vita di chiunque. David ne parla da anni. Sì, è un chiacchierone. È un bravo uomo. Ammettilo, Adam. Una parte di te lo stima. Io stimo tutti, dottoressa Reed. Sì, come no. Ok, ascensore. Dove sei diretta? All'ufficio di Diane. Non le ho dato le chiavi per portare a spasso Kubrick. È cresciuto, sai. Continua a ribaltarmi tutte le piante. Ha distrutto anche quel vaso? L'ho spostato e ho recintato il cortile, come dicevi sempre che avresti fatto. Già, alla fine non l'ho mai fatto, mi spiace. Anche a me, per molte cose. Adam, devo dirti una... Che sono affascinante. Buonasera. Sì, sono affascinante, lo so. Allora, siamo tutti pronti per il viaggio? C'è Farida. Meglio che mi muova. Ci vediamo all'eliscalo, Adam. Va bene. Ho per caso interrotto qualcosa, Jensen? No, no, guarda, stava per dirmi qualcosa di importante. Non si sistema un intero firewall. Si trova la falla e la si chiude. Allora l'hai chiusa? Sì, l'ho chiusa. Vuoi sapere come? Oh, dimenticavo. Ex sbirro. Dubito che ci arriveresti. Ex SWAT. E potrei stupirti. Sarif vuole vedere anche te. Atena.
Vuole mostrarmi come rintracciare i dispositivi GPS impiantati negli scienziati. Nel caso che le tue misure di sicurezza per Washington non siano all'altezza. Lo saranno. Signori, che piacere vedervi. Entra pure, Adam. Ti aspetta. Eccolo. L'uomo non si muove per chiunque. Questo qua è il nostro boss. I senatori lo amano, Lyle. La conferenza andrebbe liscia qui sul posto. Domani è il grande giorno. È tutto pronto? Sì, signore. La polizia ci affiancherà fino al Campidoglio, poi i servizi di protezione federale. Bene, bene. Se la cava la signorina. È nervosa. Quel che deve fare è esporre le sue ricerche. Te ne ha parlato? Non sono esattamente un appassionato di scienze. È stupefacente. Tutti quei puristi là fuori ci accusano di intaccare l'ordine naturale, quando Megan non ha fatto altro che capire come sbloccare il potenziale insito nel nostro stesso DNA. È più sicuro di qualsiasi cosa abbia fatto Hugh Darrow. Malfunzionamento ambientale. Laboratorio sotto sezione 6. A tutti. A me non piacciono i triangolini rossi e la scritta allerta. Non stasera. Usa pure il mio ascensore. Sai il codice? Sì, 0451. Aggiorno. 0451 era, giusto? Mi sono sbagliato, non lo so. Che la smettano con questo baccano. Subito. Andiamo. Via. Si inizia a giocare. 0 4 5 1. Yeah. You spin me right round, baby. Right round. Si è fatta sentire. Il suo impianto GPS mostra movimenti nei laboratori di microchimica. Credo stia correndo. Basta. Cazzo. Deve esserci stato un problema. Riesci a vederla? Ci provo, ma le telecamere di sicurezza non rispondono. C'è una specie di interferenza. Scopri cosa sta accadendo, Jensen. Sbrigati! Oh, spero che non sia niente di grave, dai. Preacher! Sì, una lattina di estate va sempre bene. Ok, diamo i gusti. Va, prendiamo questo qua. Ma non c'è un cazzo. Ma che letto di merda. Detroit. Credo che non sia niente di male. Ehi, tu, sai cosa è successo? Tu? Parla! Stupido, nessuno mi vuole dire quello che è successo. Vabbè, proviamo. Ehi, tu, sai mica cosa è successo? Dimmi. Boh. Lasciamo stare. Tutto in fiamme. Tutto in fiamme, nessuno mi vuole dire cosa è successo. Te, sei qualcosa? Te? No. Te? No. Ehi, Bruno! Ehi, tu! Sai cosa è successo? Sai perché? Ehi, tu! Puoi dare una risposta? Ho chiesto una risposta, non un cadavere. Ehi, tu! Vaffanculo. Volevo solo fargli una domanda, idiota. Stupido. Ok. C'è quel cattivone lì che lancia la gente dappertutto. Ecco cosa è successo. Quindi passiamo ai condotti d'aria come se fossimo 007. Ok. Tutto distrutto, bene. Ah, qua che c'era tutto. Quindi dovrebbe essere qua vicino. Tizio grosso con mitragliatrice. Entriamo qua. A questo gioco qua ha anche un sistema di coperture, come potete vedere. Oh merda. Gente che cade. Sono atletico. Nemici. Ah, ricordo gente che qua si può morire con pochi colpi. Quindi io cercherò sempre di evitare i scontri a fuoco, a meno che sia necessario. Se ci riproverò gli farò una sorpresa. Cazzo, qui non c'è. È sparito. Stiamo avanti. Devo muoverci. Ok. Ci abbiamo fatta. Bene. Muoviamoci. Oh cazzo.
Lo sa che mi hanno visto. Muore! Ah, salutate il mio amico Sosa! Vaffanculo! Ah, speriamo a Mosa! È vivo? Bene. È morta, haha! Li ho ammazzati. Sparando a Muzzo. Muzzo is the way! And I like it! Ciao braccio! Che succede? Ehi tu! Signorina punk! Boh. Hai mica visto una signorina punk, tizio? Sì, grazie a Dio sono qua, però dimmi... Oh, cazzo. Stupidi punk a bestia. Vattene. Daft Punk. Oh, merda. Lì c'è un contenitore di gas chimici, forse riusciamo a prenderlo. Sparandoci. Via! Via! Bua. Soffocatevi. Secondo me non sto per... Corriamo! Merda! L'ho perso! Ah. Sono qua, stupido. Oh, cazzo. Mi sto arrivando. Muori. No! Che succede? Ci vedo un cactus! Ah. Merda! Ah no! No 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 no! 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 Recuperiamo un po' di vita. Tanto balliamo. Dai! Vaffanculo. Granata. Ah! Non ci vedo un cazzo! L'altro dov'è? Eccolo lì. Morto? Perfetto. Via. Dai Adam. Dai. Dai. Oh cazzo, che casino è successo. Oh cazzo, Action Man. Non ammazzarmi. Oh cazzo. Signorina non è... Ah. Cazzo, se sono vivo un miracolo proprio. Stupido Action Man. Oh cazzo Adam. Stai bene? No, direi di no. Aia. Oh, yeah. Stupido Action Man. Pagherai questa volta. E non mi ammazzi. Cristo. Signorina. Grazie signorina, dai. Dai, 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 dai. Signorina, ora ammazzalo. Prendi la pistola. Prendi la pistola, signorina. Oh cazzo. C'è la signorina punk e il grosso scimmione che non vuole dare risposte. Oh merda. Muori bastardo. La sonda mostra che il proiettile ha provocato un brutto ematoma. Dobbiamo chiudere quell'arteria. Mio Dio, quanto era spesso dietro. Miracolosa.
Dategli l'infolink. Depiato per le comunicazioni. Questo, gente, è Deus Ex Human Revolution.